D'angolo, questa situazione di gioco dove l'arbitro è piazzato molto bene, la posizione consigliata, il tiro di Benacer e poi le proteste dell'Inter che arrivano per un fallo di mano, un presunto fallo tocco di mano di Tomori che assolutamente non c'è, perché quelle sono immagini molto molto chiare, è il petto. A questo punto c'è la situazione di gioco successiva che il VAR vede un possibile fuorigioco, manda Mariani Graziano, al monitor. Ti posso dire una cosa Graziano? Sì. Graziano, posso interromperti, scusa? Scusami, guarda te. La reazione di Handanović. Sì, ho visto. Guarda la reazione di Handanović se protesta. No, io ti faccio allora, vedere basta, una cosa che secondo me è molto importante, perché è su questa situazione prima si diceva occulta il cono di visuale di Handanović. C'è un'immagine, secondo me, molto chiaro, che è la corsa di Kalulu, che è una corsa in orizzontale, ed è l'immagine frontale. Lui scappa, ma guardate in questo momento Handanović vede il pallone, perché sono i giocatori dell'Inter che più o meno occultano la situazione. Guardate questa immagine, quando Kalulu scappa, guardate, il pallone arriva alla sinistra di Handanović che non fa nessun tipo di movimento, quindi io ho molti dubbi su questa Graziano, tu dimmi un portiere che non ha reazione dopo un gol subito, se invece il giocatore del Milan gli avesse coperto la visuale, immaginati come sarebbe subito corso a protestare, invece lui non fa niente. Non fa assolutamente nulla perché... protestato per il fallo di mano. Esatto, nulla perché secondo me lui lo vede partire il pallone e quindi la direttrice che va dagli occhi al pallone, lui è sotto controllo Handanović. E quindi è un fuorigioco sicuramente soggettivo, sicuramente interpretativo, per Mariani interferisce nell'azione, ma io ho moltissimi dubbi. Guardate questa immagine, è molto bella, lui scappa, sono i giocatori dell'Inter che magari appunto la visuale. Dai, su, eh? Dai, va bene. Dai. Ok, grazie, buonasera, arrivederci. Stefano, un'altra domanda, no? Niente, è andato. Noi in realtà avremmo avuto anche altre curiosità, prontamente per commentare la partita, ma insomma questa...